Ecco, è impossibile per un italiano essere veramente ateo, così come essere immune dalla mistica del possesso. La nostra è una delle poche lingue in cui io è incluso in Dio. Questa è Maura della Serra. Ecco, quando io ho cominciato a leggere l'ultimo libro di Vito Mancuso, Io e Dio, ecco, per prima cosa a questo titolo mi ha preso un timore. Cosa vuol dire mistica del possesso? Chi è il possedente? Chi è il posseduto? Ecco, devo dire che poi, cominciando a leggere, questa inquietudine mi è immediatamente venuta meno. Tanto che, perdonate, prendo veramente solo pochissimi secondi per dire una cosa che mi sembra utile a tutti noi. E la prima impressione, ho cominciato a leggere solo alcune pagine di questo libro, ma subito mi è venuta questa cosa da dire in un testo che avevo scritto, che stavo scrivendo in quel momento, sul concetto di giustizia proprio. E allora mi misi subito a scrivere queste righe. È importante capire che la relazione all'assoluto deve essere resa al cuore degli individui, nel rispetto della loro libertà. In questa restituzione di un bene arduo, di cui pochi hanno veramente goduto nei millenni della storia umana, tanto che ogni tradizione punta sulle dita delle mani e li chiama i giusti,